Ci troviamo sul terrazzo di Villa Calcaterra con Luigi Chirichetti, presidente dell'associazione Progetto Cinema. Presidente, oltre ad essere una delle fondatrici dell'Istituto Antonioni, l'associazione sostiene concretamente varie iniziative e ce ne vuole parlare, come quella di oggi. Noi abbiamo iniziato sin proprio dal primo anno a dare una mano all'istituto. Abbiamo iniziato versando dei contributi, qualche contributo che era frutto di magari incontri con amici o di qualche piccolo avvenimento. Poi 7-8 anni fa un paio di miei consiglieri giustamente abbiamo discusso di dover finalizzare i nostri interventi. E abbiamo pensato di finalizzarli dando una borsa di studio a due studenti del primo anno e che li avremmo seguiti fino al terzo anno. Perciò noi seguiamo i due studenti in tutto il loro corso di studio. Quindi a regime, 3 anni di studio, 2 studenti, noi diamo 6 borse di studio. Questo è il modo concreto per andare incontro alla cultura, andare incontro alle esigenze dei giovani, andare incontro a chi ha dei sogni, delle aspirazioni, dei traguardi da raggiungere e magari è in difficoltà a livello proprio economico, familiare, eccetera. Infatti noi sosteniamo i ragazzi della prima fascia di reddito, reddituale, ecco. E niente, abbiamo ritenuto che questo sia il modo più idoneo per dare una mano. Come facciamo a trovare i fondi? Beh, ci sono 5 consiglieri che ci mettono del loro, chiaramente, e poi abbiamo 2 o 3 sponsor che ci aiutano e poi facciamo delle manifestazioni qui in Villa Calcaterra, alcune volte anche con gli studenti, per raccimolare qualche fondo che ci possa dare una mano in questa opera di borse di studio. La ringrazio. Grazie a lei. Grazie.